Ragazzi, oggi vi porto a scoprire la nuova Dacia Duster 4x4. Totalmente rinnovata rispetto alla precedente edizione e soprattutto, sapete che sono un amante della trazione integrale, andremo a scoprire la sua motricità e andremo a vedere ed esplorare dei posti magnifici dove altrimenti non andrete. E grazie alla nuova trazione integrale dotata di un'elettronica evoluta, è una macchina versatilissima sia in città sia ovviamente in fuoristrada. Salite a bordo con me, andiamo! La nuova Dacia Duster 4x4 si distingue dalla precedente versione non solo per un design rinnovato e accattivante, sia interno sia esterno, ma anche per le nuove motorizzazioni a benzina, mild e full hybrid. Non è più disponibile con motore diesel. Gli esterni hanno linee più decise e dinamiche. Il look è più incisivo e trasmette immediatamente la sua anima d'avventura. Andiamo a scoprirla nei dettagli. È lunga 4,34 m, larga 1,81 m, alta 1,66 m, con un passo di 2,55 m. L'altezza minima da terra è di 21,7 cm. Ha un angolo di attacco di 31 gradi, un angolo di dosso di 24 gradi, un angolo di uscita di 36 gradi e una profondità di guado di ben 45 cm. Queste appena elencate sono le caratteristiche geometriche dei fuoristrada, migliorate rispetto alla precedente versione, che consentono di divertirsi in fuoristrada per raggiungere luoghi incontaminati senza il rischio di incagliarsi negli ostacoli con i paraurti e la parte inferiore del veicolo. I fari sono a LED, tranne gli abbaglianti, e racchiudono la firma luminosa a forma di Y che ritroviamo anche nei gruppi ottici posteriori e non solo. La nuova griglia frontale, leggermente più sottile rispetto alla precedente versione, ospita il nuovo logo Dacia. Scendendo troviamo due feritoie integrati nel fascione, che sono altamente funzionali perché permettono ai flussi d'aria anteriori di essere scaricati, migliorando la penetrazione aerodinamica a vantaggio dei consumi. Il paraurti è prodotto con un inedito materiale nel quale è stata aggiunta la vernice direttamente nell'impasto e perciò molto più resistente ai graffi. Non vedremo più quei brutti segni in caso di piccoli urti. Nella parte bassa troviamo gli inserti dove sono collocati i sensori di ingombro che vanno poi a proseguire lungo tutto il perimetro della vettura seguendo la linea dei passaruota, del brancardo, la parte bassa della portiera fino al paraurti posteriore. Questa copertura è in Starcol, un prodotto plastico realizzato con l'impiego di un 20% di plastiche di riciclo, tant'è che qui troviamo il simbolino appunto del riciclo. Lateralmente è una linea gradevole e accattivante, grazie a queste linee geometriche e alle bombature presenti, che a mio avviso la rendono meno pesante alla vista. Ben integrate nel design della vettura sono le barre longitudinali sul tetto, che all'occorrenza, con la chiave in dotazione, possono posizionarsi trasversalmente per formare un utile portapacchi. Molto belli sono lo spoiler e i gruppi ottici posteriori, che rendono più armoniosa la fiancata. Come vi dicevo, anche i gruppi ottici posteriori sono caratterizzati da una grande Y, e questo motivo è ripreso nel design dei cerchi in lega da 18 pollici che presentano un effetto lucido ottenuto attraverso una lavorazione diretta del materiale grezzo. I pneumatici sono dei Continental All Season Contact nella misura di 215-60. Nella parte centrale del portellone posteriore troviamo la scritta Dacia per esteso. Nell'abitacolo predomina la plastica, non ci sono tessuti o materiali morbidi su portiere e plancia, tranne che sul poggiabraccio della portiera e del bracciolo centrale. Il cruscotto è praticamente verticale e nel lato passeggero è presente una fascia orizzontale con la scritta Duster, mentre al centro c'è il monitor touchscreen da 10.1 pollici, dove, oltre alle informazioni, possiamo trovare alcuni preziosi strumenti particolarmente utili in fuoristrada, come l'angolo di inclinazione laterale, l'angolo di beccheggio, la suddivisione della coppia motrice tra l'avantreno e il retrotreno. Internamente il design a forma di Y caratterizza le bocchette dell'aria,
con una tonalità di color rame ripresa anche sui retrovisori esterni e sulla scritta Dacia presente sul portellone. Ritroviamo la Y anche nella forma del poggiabraccio sulle portiere. Su questa Duster troviamo la strumentazione digitale da 7 pollici e il nuovo sistema U-Clip, utilissimo per fissare comodamente e in modo sicuro gli accessori all'interno. Sotto le bocchette dell'aria sono presenti i tasti per la regolazione del climatizzatore. Scendendo ancora troviamo un vano portogetti, la presa a 12 V e due prese USB di tipo C. Nel tunnel centrale troviamo la leva del cambio a 6 rapporti, il rotore per selezionare le modalità di guida e il freno di stazionamento elettroattuabile. Sulla portiera sono presenti i comandi retroilluminati dei quattro finestrini e dei retrovisori esterni regolabili e ripiegabili elettricamente. Il nuovo logo sostituisce la scritta Dacia al centro del volante multifunzione dotato di tasti retroilluminati per la gestione dei vari menu e l'attivazione del cruise control, purtroppo non adattivo. L'apertura del bagagliaio è più ampia rispetto alla precedente versione e un vano di carico più capiente di circa il 6% per un totale di 520 litri e 1635 litri abbattendo i sedili frazionabili 60-40. Sotto il cofano bombatissimo della Duster 4x4 in prova troviamo un motore ibrido a benzina da 1200 cm3, 3 cilindri con turbina a geometria variabile, capace di erogare 130 cavalli e 240 Nm di coppia. Abbinato ad un motore elettrico, un bel aiutino, il BSG, da circa 8 cavalli, alimentato da una batteria dedicata da 0,8 kWh a 48 volte agli ioni di litio, che si carica recuperando l'energia elettrica tutte le volte che rilasciamo il pedale dell'acceleratore, ma anche in frenata o in discesa. Questa Duster è omologata ovviamente ibrida, quindi è possibile fruire di tutte le agevolazioni fiscali previste per questa motorizzazione. Ma ciò che rende la Duster 4x4 veramente speciale è la sua capacità di adattarsi a qualsiasi condizione di guida. Il sistema di trazione integrale, a mio avviso tra i migliori della sua categoria, con un giunto a frizioni elettromagnetico con blocco elettrico al 100%, migliorato con l'aggiunta di una gestione elettronica più evoluta per offrire la massima aderenza e stabilità su tutti i tipi di terreno. La Duster 4x4 può essere gestita attraverso 5 modalità di guida. Auto, il sistema predilige la trazione anteriore e gestisce automaticamente la coppia tra l'avantreno e il retrotreno, in funzione dell'aderenza e della velocità. Snow, ottimizza le traiettorie sulle strade sdrucciolevoli grazie a specifiche impostazioni del controllo di stabilità e del sistema di controllo della trazione. Mud Ascend per circolare su superfici instabili come sentieri fangosi, sabbiosi o innevati. La modalità 4WD Lock distribuisce la coppia motrice tra gli assi anteriori e posteriori in modo da ottimizzare la capacità del veicolo per affrontare una condizione di guida in fuoristrada. Questa modalità deve essere utilizzata esclusivamente in fuoristrada. In termini di prestazioni è molto simile alla modalità 4x4 Lock della precedente Duster, ma si spinge oltre, distribuendo in modo automatico e ottimale la coppia tra le ruote anteriori e quelle posteriori, a seconda delle condizioni di aderenza rilevate e dalla velocità. Eco consente di ottimizzare i consumi di carburante agendo sulla climatizzazione e sulla prestazione del veicolo. Ottimizza la distribuzione della coppia, prediligendo l'avantreno per limitare il consumo di carburante, ma sempre pronta ad adattarsi alle condizioni di aderenza della strada. Ovviamente non poteva mancare il sistema di controllo della velocità in discesa, l'HDC. Questo sistema è particolarmente utile in caso di guida off-road, discese ripide e scivolose. Agisce sui freni per evitare di perdere il controllo del veicolo e garantire così una giusta velocità da 0 a 30 km orari. Il sistema funziona su tutti i rapporti del cambio, compresa la retromarcia. Tra gli ADAS sono presenti anche il controllo della stabilità ESC per mantenere il veicolo stabile in tutte le condizioni di guida. Sistema di frenata d'emergenza automatica AEBS che riduce il rischio di collisioni. Rilevamento dei punti ciechi
per una guida più sicura in autostrada e nei contesti urbani. Il sistema sospensivo della Duster è all'anteriore realizzato con il classico MacPherson, composto da un braccio inferiore, ammortizzatori coassiali alle molle elicoidali e una barra antirollio. Al posteriore c'è un sistema pseudo MacPherson Multilink con ammortizzatori coassiali alle molle elicoidali, due bracci inferiori trasversali ed un terzo braccio longitudinale, oltre alla barra antirollio. La nuova Duster è migliorata anche nell'impianto frenante. All'anteriore troviamo dischi ventilati da 296 mm, al posteriore sono presenti i freni a disco pieno da 280 mm. Il comfort a bordo è migliorato, l'assetto è confortevole anche se a mio avviso troppo morbido, ma non cedevole, configurazione che lo rende ideale per strade dissestate e sterrate. La tenuta di strada e l'inserimento in curva sono migliorati grazie alla nuova piattaforma, con uno sterzo molto leggero e comodo soprattutto per le manovre in città. In generale la risposta del motore si fa sentire passati i 3500 giri, dove diventa molto brillante. Ai bassi giri c'è il motorino elettrico del BSG, che aiuta nello spunto da fermo e nella ripresa. Essendo una mild hybrid, l'auto non parte mai con il solo motore elettrico. Per quanto riguarda la frenata, non si sente lo stacco con quella rigenerativa e durante l'uso prolungato in discesa, i freni non hanno mai dato un cenno di affaticamento. Il sole sta calando e il mio test finisce qui. Ho iniziato questa prova da ieri, quando dalla redazione in via della Bufalotta mi sono recato qui al Lago del Turano per affrontare il nostro percorso consueto: autostrada, strada urbana, strada extraurbana, misto, fino ad arrivare appunto qui sulle sponde del Lago del Turano. Ieri sera mi ha impressionato innanzitutto la luminosità dei fari, che sono eccellenti. L'unica pecca, che veramente a trovargli un difetto, il fatto che abbiano montato dei fari a LED e l'abbagliante sia un analogico classico. Sinceramente questa macchina mi è veramente piaciuta tanto. È ottimo il sistema di ripartizione della coppia nella selezione auto, dove abbiamo elettronicamente un trasferimento di coppia tra l'asse anteriore e l'asse posteriore in base alle condizioni della strada e alla velocità. Ovviamente costa leggermente di più di una 4x2, ma vi rendete conto dove sto facendo questa chiusura? Cioè, guardate che meraviglia! Ovviamente un fuoristrada, una macchina 4x4, non è destinata ad andare a fare i matti in mezzo al fango, ma è fondamentale e molto sicura rispetto a una 4x2 anche nel nostro territorio, durante l'inverno, con la neve, con la presenza di fondi sdrucciolevoli, non necessariamente appunto andare a infangarsi volutamente, però riuscire a fare una bella gita fuori porta, a rilassarsi dopo una settimana di vita frenetica, sinceramente non apprezzo. Ha il cruise control, ma non adattivo, però è dotato del sistema anticollisione. Questo che vuol dire che il momento in cui stiamo per avvicinarci troppo a un ostacolo, meccanicamente l'elettronica andrà a frenare la macchina. Questo è molto utile appunto sia per momenti di distrazione, ma soprattutto vi permetterà di non mettere sotto un pedone. Il consumo dichiarato nel ciclo WLTP è di 6,2 litri per 100 km e devo dire che durante il nostro test siamo arrivati in linea, anche perché abbiamo percorso appunto strada urbana, extraurbana, siamo saliti per scollinare fino ad arrivare al Turano, per cui a livello di ciclo globale 6,2 siamo andati in linea. E devo dirvi però che in autostrada a 100 km orari, con il cruise control attivato, il consumo della percorrenza si è attestato intorno ai 5 litri per 100 km, per cui ha dei consumi veramente ridotti. La nostra prova si è conclusa qui. Per i saluti ho deciso di mettere questo Dacia Duster 4x4 nella manovra di Twist, una manovra tipica del fuoristrada. Perché? Per farvi capire quante potenzialità ha questo mezzo e veramente quello che è riuscito a fare l'avete appena visto durante il video. Io vi saluto, un saluto da me, Luigi, Dacia Duster 4x4, e mi raccomando, se il video ti è piaciuto, like e condivisione. Poi se rientri tra le persone che mettono i like e condividono ma non sono iscritto al canale, ti chiedo di iscriverti per non perdere i nostri lavori futuri. Un saluto, ciao!
Ragazzi, dopo questo bel tragitto che abbiamo fatto qui in Erpicati sulle montagne, ricordiamoci una cosa importante: ci sono moltissimi animali al pascolo, per cui è importantissimo aprire per poter transitare e richiudere questi cancelli, che in gergo sono dette passine. Quindi mi raccomando, il fuoristrada fatelo sì, ma sempre usando il cervello.